Amici e amiche, City Report estiva, caldo Panama, siamo a metà luglio, dove ci troviamo non in una discarica, anzi anche in una discarica, ma siamo in via Tofano 3 nel municipio 7, delle case di MM che hanno diversi problemi. Vi ricordate le puntate che abbiamo fatto dal municipio 8, via Bernardino delle Torre? quelle famose case che non andavano bene per nulla, qui la situazione è uguale se non peggiore, con l'unica cosa positiva che le case qui hanno 30 anni rispetto alle 12 delle precedenti, ma seguiteci, abbiamo degli ospiti con noi, delle persone che ne sanno molto di quello che accade in queste case, eh, scusatemi mi metto in mezzo, eh, Parto da Corinne che abita qui in via Tofano 3. Eh, ciao Corinne, ciao. siamo venuti qui da te perché ci hanno detto che le segnalazioni, tutto quello che avete fatto fino ad oggi per queste case non è servito a nulla. Dici qualcosa? Eh, ho segnalato ai vigili, ho segnalato in comune, ho segnalato al sindaco, ho segnalato all'assessorato all alla sicurezza, alle case, ma nessuno ha mai risposto. Bene, ci vuoi dire in due parole cosa c'è e poi andiamo dentro a vederlo? Eh, C'è cioè, amianto, le manichette che eh, sono fuori uso da quattro anni, gli stintoli che mancano, eh, poi sono costruite con l'amianto e si sa che l'amianto è fuori legge da, da notte dei tempi. Tra l'altro, mi hanno detto che ci sono state 14 persone tumorali all'interno di questi stabili, sì, vero? Eh? vero. Insomma, direi che è una situazione da approfondire. Mando sempre il messaggio al nostro sindaco Beppe Sala, se sarà ancora lì visto quello che è accaduto, all'assessore alla casa Rabaiotti, ma non dimentichiamoci che insieme a me c'è un'altra persona di un certo peso che fa parte di un comitato che si occupa appunto delle case che avete conosciuto con noi, Daniele, che è venuto chiaramente a solidarizzare con le altre famiglie, le altre persone che vivono in queste torri che... M&M pare aver dimenticato o comunque pare aver scordato il suo scopo sociale e soprattutto che qui dentro ci sono vivere delle persone. Ciao Daniele, ti trovi fuori zona, hai visto che bella situazione anche qua? Eh? E, ehm, non è bello vedere comunque che la situazione è, è veramente ricorrente, ovunque, ovunque vai a Milano, ovunque ti giri ci sono situazioni di degrado e situazioni simili. Quindi immagino che sarai contento, no? che si spenderanno un sacco di soldi per le Olimpiadi, mentre le persone delle periferie devono sopravvivere se non gli casca in testa il palazzo, se non gli piglia la malattia, se non c'è un incendio in queste condizioni. Eh sì, eh sì. dai, beh, ma dai, siamo fiduciosi, magari le Olimpiadi sono, come dire, sono una, boc una boccata d'ossigeno che porterà un po' di, di, di energia, di, di voglia di fare per sistemare e riqualificare un po' Milano, no? un po' come è stata con Expo, no? dai. Va bene, dopo che hai detto questo, ho già capito il tuo pensiero. Andiamo dentro a dare un'occhiata e purtroppo anche stavolta non ne vedremo delle belle. Andiamo! Ci avviciniamo all'ingresso di una scala. La nostra curiosità quando vediamo determinate cose è quella di controllare se tutto è fatto a regola d'arte, anche perché eh, alcuni tra virgolette accessori sono indispensabili per la vita delle persone. E come potete vedere, Omni Italia mi risulta fuori servizio 1 e fuori servizio 2. Credo che non abbiano dichiarato il falso, quindi magari è da venire a vedere, ma non subito, immediatamente, perché se scoppia un incendio sappiamo bene cosa può succedere. Non ripetiamo il caso di GL, come è già successo: se l'azienda non lavora bene, revocate anche questa e fine dei discorsi. La vita delle persone vale più di tanti appalti, amicizie e cose che ben sapete. Andiamo. Uh, Corinna, scusami, siamo dentro nel tuo cortile. Questo palazzo qui sulla destra, che cos'è? È, fa parte sempre del demagno, però è vuota da cinque anni perché non è statica e c'è stata anche una fuga di gas abbastanza seria. Quindi abbiamo un palazzo, eh, vuot, due palazzi vuoti, senza nessuno dentro, sì. abbandonati così perché non andrebbero lasciati in piedi? Sì, esatto. Complimenti, direi che con i problemi del disagio abitativo a Milano la gente che dorme per strada, la gente che non ce la fa arrivare alla fine del mese lasciare queste costruzioni così chiediamo sempre al nostro amico Assessore Rabaiotti se si può fare qualcosa, se facciamo una visita anche qui magari riusciamo a risolvere qualcosa, è veramente ma brutto Non faccio gli uffici del comune, non daranno più come appartamenti sì, Ma se non sono statici cosa fanno? Mettono Deve, i loro non funzionari? Dovrebbero ah. ricostruirle ma... Passeranno anni, penso. Perché... Va bene. Intanto abbiamo un degrado comunque un palazzo che eh, probabilmente potrebbe essere anche occupato da qualcuno che non conosce la situazione. Andiamo avanti in Municipio 7. Io non ho la macchina qui, però, se volessi andare nel box, ci hanno detto che le chiavi non ci sono e quindi si può scendere tranquillamente. Andiamo a vedere un attimo la situazione. Siamo scesi nel piano cantine. Quello che vediamo sono delle cantine lucchettate. Per fortuna il problema è strutturale: il problema direi che è strutturale perché i passaggi sono veramente stretti. Una persona con delle problematiche appunto a muoversi ha fatica a entrarci. Comunque diciamo che dato che il palazzo doveva essere buttato giù, no? sì, certo, da cinque ecco, anni ecco, visto, visto che doveva essere buttato giù da cinque anni, il problema non si pone, non ci dovrebbero essere proprio. Dovrebbe esserci un palazzo eh, nelle condizioni giuste e migliori per poter far vivere le persone. E, dopo le cantine, andiamo a vedere i box. Siamo sempre con Corinne, abitante e anima di questo palazzo che denuncia tutte le cose che non vanno. Andiamo a vedere questi box come sono. Ti faccio una domanda, tu la macchina ce l'hai? No. È per fortuna, perché vedendo qui queste porte come sono conciate. Guardate qui che roba, ruggine, chiave mancante. E poi insieme andiamo a vedere gli impianti antincendio, sappiamo già che purtroppo abbiamo già visionato un attimo fa la situazione, non funzionano, sono no. fuori servizio. Poi... Da quanto sono fuori servizio, tu che abiti qui? Eh, è da quattro anni che sono fuori uso, sinceramente, e sono venuti due volte a Vigili del Fuoco a farci l'intervento e hanno detto che noi siamo ovviamente a rischio perché le loro scaleri non, fino al un diciamo, piano non arrivano, quindi c'è un incendio. E nessuno è intervenuto. Andiamo a vedere, comunque, vi diamo contezza di quello che vi diciamo. Manca la serratura, ma vabbè, lasciamo perdere. L'importante teoricamente sarebbe il funzionamento. E eh, invece. Ecco Paolo. E per non dimenticarci, perché ci piace dire nome e cognome delle cose che non vanno, Omni Italia, quindi non più GL, ma Omni Italia. Un'altra situazione da andare a visionare, magari come quella che avete appena smosso, quella situazione che avete smosso in via Bernardino della Torre. Poi un altro segno eh, che questo posto non funziona bene è questo autoveicolo. Cioè, ma com'è possibile che un posto dove ci vivono delle persone dovrebbe essere già stato demolito, ha gli impianti antincendio che non vanno? Abbiamo una macchina che, fra l'altro, poi chiederò a Corinne di chi sarà sta macchina non si sa. però nel frattempo, guardate che schifo c'è sotto! E addirittura non sto scherzando, guardate. Anzi, un'altra situazione, caro Paolo, non ci sono neanche i vetri per terra. Quindi questa qui è già entrata così. Quindi vuol dire che questo luogo viene utilizzato come ricettacolo per mezzi di dubbia, chiamiamoli dubbia provenienza. Volendo, abbiamo poi un programma, andiamo a vedere le targhe, le potete vedere anche voi e scoprirete che cosa succede. Ma Corinna, ti volevo chiedere, ma qui quindi a vedere queste cose entra gente addirittura che non è neanche del palazzo a mettere le macchine qui? Sì. Perché non ci sono le chiavi? Esatto. Ecco, un'altra cosa di sicurezza che non va. Poi, Daniele, che è qui con noi, sta facendo il suo con noi. Vi ricordo Daniele di via Bernardino della Torre, un'altra situazione, limite anche quella che abbiamo visionato queste settimane. Se guardiamo il soffitto, vediamo qualcosa che, come hai detto tu, ci ricorda il Ponte Morandi. Eh Sì, sì. qua cioè, questo dovrebbe essere il cemento armato, vedo che si sta sgretolando. Eh, tutti i tondini, i tondini in ferro ormai sono venuti tutti fuori. Cioè. E sono anche eh, tutti vabbè, arrugginiti. Beh, ovvio, cioè, questo Quando è proprio piove, segno piove, di. Scusami? Dimmi pure. Quando piove, poi qua si allarga tutto, diventa un lago. Ecco, da quanto tempo è? Ripetiamolo nel caso qualcuno non avesse ascoltato prima, da quanto tempo è che questi palazzi dovrebbero essere buttati a terra perché non stabili? 5 anni. Siamo nel 2019, quindi 2014? Cinque. Siete stati fortunati perché è ancora in piedi. A vederlo così veramente. Non so cosa penserebbe il ministro Toninelli, visto che voleva rievocare la concessione, giustamente secondo me, a Benetton, Paghiamo vedendo un, un palazzo avventura del avventura genere. Ma sinceramente. Dimi, dimmi, dimmi. E sinceramente pagando affitto. E non ci vale nemmeno dove abitiamo qua. Per come sono conciate, eh? Ma la domanda è, ma qualcuno è mai venuto a controllare questo box? Vi hanno mai fatto sapere di questo box, se facevano qualcosa o no? No, niente, mai nessuno. Tu hai spedito tipo 30, tra lettere, segnalazioni, sì. eccetera. Sì. Chi le ha spedite? Ripetiamolo, che così... Allora, al sindaco, dato alla sicurezza, dato alla casa, alla regione, a Riccardo Decorato. Ha spedito anche a Carmela Rozza? Sì. Ah, ok, Carmela, visto che adesso, visto che in regione ti stai, dando, stai facendo un giro a controllare le cose, magari qui è da vedere, anche perché scusatemi, faccio vedere una cosa. Queste stalactiti qui in giro non sono un bel segno. Eh. Se andiamo a vedere nel bosco verticale dell'architetto Boeri o anche in case un po' più modeste, eh, non ci sono queste cose, le abbiamo viste solo qui, parlando di Case Meme, in Bernardino della Torre e in Piazza Prealpi non va bene. Diamoci un occhio, mi raccomando, perché noi vi controlliamo. Andiamo avanti. Continuiamo a andare a vedere manutenzione idranti, anche questa fuori servizio, come potete vedere. E altre porte cosiddette tagliafuoco, guardate qui, partono a pezzi e purtroppo, contro la legge, mancano i tagliandini che provano di essere state collaudate, di essere in funzione e quindi funzionali, non ci sono. MM, diamoci un'occhiata, dai. Corinne, vediamo un, un sacco di verde, ma non ci sembra ben tenuto. Come funziona il verde qui? Il verde viene tagliato da, dai vicini del quarto e del quinto piano che si offrono come volontari giardinieri, camminano le luci nel, nel palazzo. Ma è un atto gestione o lo fanno di loro perché non ce la dite? che non ce l'ha ditta va bene, segnaliamo anche questa cosa era un'altra di quelle cose che mancava è una comunicazione di servizio questa fra l'altro, eh. non è un attacco, vorrei ricordare a qualcuno, la vita dei cittadini è più importante dei partiti, delle elezioni e di tutto il resto andiamo avanti, abbiamo trovato una borsa di Deliveroo eh, lascio un attimo il microfono a Corinne Corinna, da quanto tempo è qui questa? qua? una settimana, mi tieni il microfono che certo. un attimino, eh? oggi non ho i scusatemi, no è vuoto è vuoto oddio, eh. Una borsa mm, abbandonata in mezzo al cortile, in uno spazio che dovrebbe essere dedicato a un posteggio handicap o comunque un posteggio dei residenti. Una borsa che è lasciata lì, vuota, in un posto che dovrebbe essere un posteggio per disabili o comunque per chi abita qui ed è qui, come ci ha detto Corinne, da una settimana. Andiamo a vedere gli appartamenti che qui ne scopriamo ogni giorno sempre di più, pezzi di mattoni, dei marciapiedi che vanno giù a pezzi di... Ma invece ti voglio chiedere una cosa: sì. qualche giorno fa c'è stato un bell'acquazione, tanta acqua, eccetera. L'acqua, qui invece, come funziona? Se c'è l'acqua, si fanno le pozze? Sì, si formano le pozze, si. Sì. Non scarica bene l'acqua? No, eh? eh, perché, infatti, per notavo, si vede da, appunto, che lascia le impronte tutto intorno. Eh? Sono fatte male le bocche per il risucchio dell'acqua. D'altronde, vi ricordo che da cinque anni dovrebbe essere demolito questo palazzo. Andiamo. Siamo qui con Emilio, insieme a Corinne, ci troviamo sempre nel municipio 7, in queste case di M&M case e come abbiamo detto ci sono diversi problemi, Emilio C'è poi i problemi qua, se vogliamo vedere giù, tutta quando piove fa, tutta l'acqua giù va, prima dopo viene una, una frana giù caro mio... Abbiamo visto che c'è il segno sì. delle pozzanghere, c'è il pozzanghere. cemento che crolla, sì. i fili di metallo arrugginiti sì, che beh, tengono la struttura. No, sì. Ma e tu stai pagando l'affitto per vivere in un posto così? E io sto pagando un posto di macchina e la macchina non la mette, perché lì, lì mi rovina la macchina. Infatti, abbiamo visto che ci sono Però, macchine. Ma mi hanno detto, mettiamo un altro posto, un altro parcheggio, e io lo sto mettendo un altro parcheggio. E questa è la situazione di queste case. Andiamo avanti, grazie Emilio. Ed eccoci come potete vedere, questo palazzo ha delle facilitazioni. Nel senso scusami, sì. potete entrare, non c'è bisogno di avere la chiave, potete mettere il dito, anzi, no, se spingete qui forse è meglio, perché tanto è già aperto. Una delle tante cose che secondo noi denota la mancanza di cura, di controllo di questi palazzi. Ma che dire, andiamo avanti, perché ne abbiamo sempre di peggio da far vedere. Siamo entrati in una scala, lancia antincendio numero 24. Apriamo, ops, sempre Omni Italia, manca la chiave ed è aperto, però in questo caso la revisione è effettuata e quindi il manicotto e l'acqua dovrebbero funzionare, quindi è una buona cosa. Opla, aspettate che la giriamo un po' meglio. Eccolo qua, presidio numero 24, funzionante. Ci chiediamo appunto perché gli altri invece non lo siano, visto che comunque allora qualcuno è passato a fare i lavori. Però mancano le chiavi. Eccoci a casa di Emilio, guardate cosa c'è qui. Eh, questo è il mio, senti come si sente. Vedi? Ma com'è qua? Pensi che tutte le case è così. Tutti i piani? Tutti i piani, tutti i piani sono così. Ed è per quello che da cinque anni hanno dichiarato che andrebbe demolito. Eh sì, eh, tutti i piani diventano. o di devono buttare giù e ce ne andiamo come avete detto voi. E tra l'altro devo dirti, sei stato fortunato e anche bravo a non aver attaccato qua. Il televisore, perché se no ti cadeva giù il televisore, se lo attaccavi con la staffa rompevi pure il televisore e mille euro di danni. E anche qui, come in altre case popolari in giro per Milano, fortunatamente dico visto che va buttato giù il palazzo, ci sono degli appartamenti vuoti. Nel frattempo, però, speriamo che vengano custoditi, perché non si infili dentro qualche abusivo che poi crea danni a tutto il condominio, eccetera. E a proposito di barriere architettoniche situazioni che non vanno, qui avremo la rampa per i disabili per arrivare ai piani, ma direi che è impraticabile per dire poco, sicuramente come dice Emilio, hanno sbagliato a farla, ma qui un disabile secondo te sì. può salire? E no, non puoi come fa a salire. Ma tra l'altro, quando piove, che succede qua? È tutto lagato. Come fa a salire una persona? Si deve bagnare, non lo so. Il problema di questi lavori che vengono fatti dopo per le barriere architettoniche è che non si capisce perché non c'è mai nessuno che sorveglia che siano efficienti e utilizzabili. Io ho visto anche stabili nel centro di varie case popolari. Situazioni del genere? Ma com'è possibile? Ma qualcuno non le collauda prima per vedere se qualcosa va? Daniele, che hai da dire su queste barriere architettoniche? E non controllano e anche quando magari vengono segnalati problemi, a chi li segnali? Lei ha mandato 30-40 raccomandate, 40 comunicazioni, e ma nessuno l'ha mai risposto, ci fosse un organo preposto che controlla tutte le segnalazioni o quantomeno, una volta che l'ufficio competente riceve le segnalazioni, gira tutte le informazioni a un ufficio che dovrebbe controllare e vigilare su queste cose, probabilmente non passerebbero 40 anni, perché secondo me qua così è, è nelle stesse condizioni di quando l'hanno fatto, cioè in 30-40 anni si è, con gli anni si è deteriorato e questo è il risultato che secondo me poi era poco agibile anche prima, ma il discorso rimane sempre quello, abbiamo persone pagate per rispondere ai condomini, alle persone, agli abitanti delle case? che diciamo fanno finta di non vedere, forse per non avere rogni, ma soprattutto le imprese, che sappiamo essere imprese private, perché le case popolari non hanno più imprese dirette a conduzione loro, quindi sono dei privati, ma nelle case dei cittadini che li chiamano e che controllano il lavoro e li pagano a mano dopo aver fatto il lavoro, fanno dei lavori del genere. Ma è possibile che un tribunale, un organo amministrativo, un dirigente dei lavori non controlli che porcherie vengono fatte in queste case come lavori? Perché i soldi sono stati spesi, ma spenderli e fare i lavori male e come non le avevi spesi si spende due volte eh, e andiamo a pagare per noi e pagano loro sì, sì. paghiamo anche noi ma pagano anche sì, loro che vivono qua loro andiamo a pagare noi ma perché andiamo a pagare noi se noi paghiamo già non lo so io e questo è uno dei mali di Milano è anche per questo che vi dicevo la questione delle Olimpiadi vedremo cosa viene fuori anche lì perché se i controlli sono quelli abbiamo visto Expo e abbiamo visto cosa è successo a Torino andiamo avanti andiamo a vedere dei palazzi totalmente abbandonati andiamo Usciamo dal 3, eh, stiamo andando a vedere il palazzo che è recintato a fianco, che è vuoto. Troviamo già il simbolo del degrado che sono queste off-bike, progetto fallito, eccetera. Troviamo questo passaggio pieno di graffiti e non finisce qui, andiamo avanti. <music> Tofane, municipio 7, fianco a quello di Corinne. Questi sono gli stabili abbandonati da 4 anni che sono soggetti a occupazione. Guardate che roba! Cari amici cari amiche, come avete visto dal cartello che vi ha inquadrato qualche minuto Paolo, c'è una scritta che dice: Per entrare nei palazzi, quelli abbandonati, che dovrebbero essere stati buttati giù 4-5 anni fa, entrate dal numero 5. E infatti dal numero 5 noi siamo entrati e là, Cosa troviamo, Daniele? Eh, troviamo, troviamo un libro accesso ad un palazzo che non dovrebbe essere di libero accesso. E eh, questi sono vuoti da quanto ci ha detto Corina, che è qui, da quanto tempo? Eh, da 5 anni, anche di più. E sembrano tutto tranne che vuoti, eh? secondo Beh. me. Adesso andiamo a darci un'occhiata, c'è anche Emilio con noi. Andiamo a vedere, va. Che anche questi, tra l'altro, scusatemi che vi taglio, perché mi è venuto in mente di dire una cosa. Queste persone qui pagano tutto per stare in un palazzo che dovrebbe essere demolito. Poi c'è altra gente che magari qui si occupa la casa, fa il cavolo che vuole e non paga niente. Questo è Milano, andiamo avanti. Siamo entrati e siamo al 5 almeno, quello a fianco al 5, è quello che dovrebbe essere un palazzo vuoto e sembra di essere in una discarica. Fra l'altro, siamo di giorno e luglio, ma vediamo bene: sapete perché c'è la corrente e ops, ci sono dei cavi che si arrampicano lungo le facciate e quindi porteranno, come credo, la luce a qualche malvivente visto quello che troviamo qua sotto: macchine smontate, detriti, eccetera. E pensate bene che non è il solo palazzo così, ma bensì ce ne sono due, alti tutti e due un bel po' di piani e tra l'altro un'altra cosa che notiamo è che tutti i tombini, quelli dell'acqua, sono stati sollevati e quindi c'è qualcuno che viene a prelevare l'acqua, perché lo scopo può essere solo quello, altro non ce n'è. Comunque guardate lì, andiamo a vedere quella torre Paolo. Cavi di corrente, queste sono saldate. Ci sono dei cavi di corrente che escono fuori dalle finestre qui. Comunque, al pian terreno sembra quasi tutto chiuso: in realtà, non è così perché poi salgono con delle scale da sopra. Grazie al nostro Paolo Rusconi che sta riprendendo, avete visto i citofoni, purtroppo ci sono dei piccioni morti, dei guanti, delle autoradio, anzi più di un piccione morto, degli interni e dei pezzi di auto smontati e da qui si accede facilmente tramite una scaletta ai piani alti dove poter entrare a soggiornare e dormire per tutti quelli che già non dormono sotto l'androne di questo palazzo. Quindi chiediamo a chi di dovere, prima di tutto, credo di fare una pulizia bonifica perché è veramente una situazione pietosa e schifosa. Guardate qui: coperte, vestiti. Eh, oggi non ho i guanti, ma non ve li tocco. Ma potete vederli anche voi. Insomma, questa è la Milano che non ci piace, questa è la Milano che non va, questa è la Milano che vogliamo cambiare. Facciamo qualcosa, seguiteci, andiamo avanti. Grazie. Stavamo parlando qui con delle persone che abitano qua nei paraggi e ci stavano dicendo che addirittura questi palazzi sono stati controllati dalla Polizia Municipale un anno fa circa e sono vuoti non da quattro anni ma bensì dal 2012, quindi sette anni. Riflettiamo su questa cosa perché un controllo più accurato va dato dato che le persone vivono a fianco, pagano un affitto, devono vivere in una condizione di salubrità e comunque con una certa qualità della vita, che in certi sensi, vedendo quello che abbiamo visto dentro, che vedrete dalle immagini, non c'è. E siamo qui, sempre in via Tofane, come potete vedere. Siamo nel 5 a fianco al palazzo occupato e vediamo un'altra situazione di quelle che abbiamo già segnalato in queste settimane. Quelle col punto di domanda che avevamo segnalato anche settimana scorsa quando ci siamo visti all'assessore Rabaiotti: eh, le antenne del 5G. Queste antenne che non hanno studi per la permanenza sicura delle abitazioni sotto di esse, ma che vengono comunque montate, partiranno a funzionare a settembre? Ok. Da adesso a settembre qualcuno controllerà se questa situazione può nuocere alla salute dei cittadini o no, perché non vorremmo trovarci come in altri casi onde elettromagnetiche, polveri sottili, eccetera, dove poi. Gli ospedali si riempiono di persone malate tutte con la stessa problematica, una volta le antenne, una volta le polveri sottili, un'altra volta le fabbriche. Andiamo avanti, vi saluto. per completezza di informazione vi stiamo inquadrando quella che è la bacheca appunto dello stabile di Via Tofano numero 5, dove sono indicati i vari lavori che MM Case deve fare, ma soprattutto quello che ci interessava a noi per quelle torri che vi abbiamo fatto vedere, le A e le B, eh, risulta appunto da questa mail alla segreteria dell'assessore a parte del Sunia eh, che è partita la gara d'appalto in data 24 aprile 2019. Quindi noi rimaniamo qui, aspettiamo con grande pazienza e anche con grande interesse, vediamo cosa succede, seguiteci, andiamo avanti. Amici e amiche, abbiamo terminato questa ispezione, questo sopralluogo con questi amici che vedete e tanti altri, siamo sempre nel municipio 7, via Sergio Tofano 3 e 5, in questo caso abbiamo visto il 5 che abbiamo alle nostre spalle, questi palazzi nelle immagini di Paolo Rusconi, salutiamo il nostro amico Emilio sperando che ci siano delle buone notizie, tu ci fai sapere? Eh, eh, più presto possibile, Va bene. A, fare, a fare questo lavoro qua. Ma io ci credo poco, la verità. Beh, dai, abbiamo visto i cartelli, eh, sono abbiamo ufficiali. Visto, abbiamo visto tutti i cartelli. Speriamo. Speriamo, speriamo bene, insomma. Corinne, grazie a te che ci hai invitato e ci hai ospitato. Per... Eh, speriamo anche che anche da te, insomma, lo siete nello stesso palazzo, tutto avvenga nel più breve tempo possibile. Lo Qual è scrivo. la cosa che vorresti subito tu? Beh, case nuove, appartamenti nuovi per legge, perché la legge ci devono essere e speriamo che vengano buttate giù le torri al più presto. Sì, anche perché abbiamo trovato dentro sia in quelle abbandonate, sia in quelle che dovrebbero essere già state buttate giù cinque anni, una situazione veramente penosa. Lascio la chiusura oggi al nostro caro amico Daniele Loro, che tutti conoscete, rappresentante del comitato di Bernardino della Torre e dell'associazione Rilasci Futuro. Dopo questo pomeriggio trascorso con altri cittadini come te in queste case MM, dacci una tua idea insomma. Ma sicuramente la presenza sul territorio deve essere sempre più costante, cioè la presenza vostra, tua, la presenza dell'associazione Rinasci Futuro, la presenza dei cittadini e assolutamente c'è un senso di, di collaborazione perché, perché uniti si dà voce anche a quelle realtà che magari non hanno le risorse, la forza no? di, di farsi sentire, di battere un po' i piedi. Quindi speriamo che questo, questo tuo intervento e che dai anche le Olimpiadi, eh, le Olimpiadi che sono qua dietro l'angolo, magari diano anche quella forza e le risorse al comune per sistemare queste realtà. Il 5, la realtà del 3 che abbiamo visto con Corinne e con Emilio. Insomma, questo è quello che ci... Ce lo spieghiamo un po' tutti, no? Aggiungo l'ultima cosa per chi ci segue e ha visto le nostre puntate. Allora, la questione di Ponte Lambro, che durava 18 anni: i famosi ponti di Renzo Piano, incompleti, spacciatori, eccetera, in questo momento sono partiti. Qui gli anni sono solo sette. Dico solo perché, vedendo i tempi biblici dell'amministrazione, sembra nulla. Noi confidiamo che tutto si acceleri. Siamo sempre qui chiamateci se avete bisogno, noi ci presentiamo e ci siamo e mi raccomando agli amministratori, le elezioni non sono ancora vicine, ma non manca troppo. Fate il vostro dovere che è meglio. Alla prossima, City Report. Un saluto a tutti, Tullio Trapasso.